Questo è il canale delle Missioni Cristiane Internazionali Avventisti del Settimo Giorno Movimento di Riforma. Ricorda di seguire la nostra programmazione. Tutti i giovedì alle 19, il venerdì alle 20:30, il sabato alle 11:15 e la domenica alle 16. Ricorda di iscriverti al canale per essere aggiornato su ogni prossimo video. Seguici anche sul nostro sito www.avventismo.com, dove troverai ulteriori contenuti e tutte le informazioni per contattarci. Grazie e buona visione. Buongiorno e buon sabato a tutti. È un piacere ritrovarsi di nuovo tutti quanti insieme in questo santo giorno. Vi prego di inchinare i nostri capi e vi prego di pregare insieme a me. Padre Santo che troneggi nell'alto dei cieli, ti ringrazio per ogni benedizione che ci concedi e ti ringrazio per l'opportunità che ci hai dato ancora di essere qui riuniti. Ti prego per noi qui presenti, ti prego per gli amici vicini e lontani che ci stanno seguendo, ti prego per le nostre famiglie, affinché possiamo ricevere in questa giornata speciale le tue benedizioni particolari che tu elargisci in particolar modo in questo santo giorno. Ti prego, Signore, ancora di far scendere su di noi il tuo Santo Spirito, di ungere le mie labbra, di ungere i nostri cuori e le nostre menti, affinché possiamo comprendere e mettere in pratica il messaggio che ci vorrei dare anche quest'oggi. Ti prego, Padre, ancora per coloro i quali versano in cattive condizioni che tu ben conosci, per coloro che sono costretti in un letto di ospedale, per coloro i quali invocano del continuo il tuo nome e che si trovano in prigione, e per coloro che sono perseguitati a causa del tuo nome. Voglio tu stare vicino a loro, voglio tu sostenerli con la tua presenza e aiutare noi ad essergli vicino nel miglior modo possibile. Ogni cosa te la chiedo non per merito, ma solo per i meriti di Cristo Gesù, che con te lo Spirito Santo regnate nei secoli dei secoli. Amen. Bene, oggi tratteremo un tema un po' particolare. Parleremo di coscienza. Dovunque al mondo si parla di coscienza, ma cerchiamo di vedere insieme, di studiare insieme cos'è la coscienza dinanzi a Dio. Quando la Bibbia, le scritture ci parlano di coscienza, a cosa si riferiscono e che tipo di coscienza dobbiamo avere dinanzi a Dio e in che modo possiamo renderla tale. Prima di addentrarci nel vivo dello studio, vorrei raccontarvi una storia vera, che ha un protagonista vissuto non molto tempo prima di noi, circa due secoli fa. Parliamo di una storia che si svolge intorno al 1800. Il nostro protagonista nasce negli Stati Uniti, nel New Hampshire, nel luglio del 1823. E l'avvenimento che lo fa protagonista di una storia sicuramente unica avviene il 13 settembre del 1848. Lui stava lavorando assieme ad altri operai alla costruzione di una linea ferroviaria, la Rutland Burlington Railroad, e quando a un certo punto si trovò dinanzi a un grande ostacolo. Lì dove dovevano costruire appunto questa ferrovia, vi erano, come potete ben pensare, c'erano degli ostacoli, c'erano dei massi, e spesso li toglievano, spesso riuscivano a spostarli. A volte capitava però, come in questo caso, che la roccia era così grande che non riuscivano a fare nulla per spostarla, né tantomeno potevano deviare il percorso della ferrovia, a differenza del progetto che gli era stato loro dato. Allora, non avendo i mezzi potenti che noi abbiamo oggi, pensarono di trovare un altro sistema, ossia proprio il nostro protagonista fece un foro in questa roccia e, dopo aver praticato questo foro, vi mise della polvere da sparo all'interno. Ma volendo essere certo di riuscire nel suo intento, incominciò a spingere questa polvere da sparo all'interno di questo foro con una trave, con una sbarra di ferro e con l'aiuto e l'ausilio di un martello. Cosa successe? L'attrito generato da questa sbarra vicino alla roccia, assieme ai colpi di martello continuo, fecero sì che vi fu una miccia, la miccia si accendesse e che quindi ci fosse un'esplosione di questa dinamite prima del momento che loro avevano programmato.
Purtroppo il nostro protagonista era lì presente con questa sbarra di ferro in mano e fu coinvolto in questa esplosione. Questa sbarra di ferro lo attraversò completamente, a cominciare dallo zigomo sinistro, e lo attraversò tutta nella parte frontale e prefrontale del cranio. Lo trovarono a terra, con dei fori ben visibili nel cranio, e ci fu una scena non certo bella da vedere, stile Top Crime, con questa sbarra di ferro piena del suo sangue e anche di parti e porzioni del suo cervello. Tutti pensarono che fosse morto, d'altronde, vedendo una scena del genere, non si poteva pensare in altro modo. Ma quest'uomo, dopo qualche minuto, si riprese e cominciò a parlare. E dopo qualche settimana, dopo 2 o 3 settimane di degenza, riuscì addirittura a riprendere ogni motilità e a riprendere la sua vita normale e la sua piena autonomia. Ma qualcosa era successo, qualche differenza gli amici cominciarono a vederla. L'operaio era divenuto intrattabile, era in preda a continui alti e bassi, era un uomo tranquillo e mite, divenne violento, era un uomo che non osava certo bestemmiare o inveire contro qualcuno e incominciò a comportarsi in questo modo violento e sicuramente discutibile, al punto da arrivare più di una volta a bestemmiare, cosa che nel suo modo di pensare, nel suo modo di vivere, nel suo stile non rientrava minimamente. Qualcosa era cambiato in lui, qualcosa non era più come prima. La porzione del cervello che gli era stata asportata da quella sbarra rappresenta la coscienza dell'uomo. Questo forse è il primo e forse unico caso di lobotomia naturale avvenuta in un uomo e che non ha portato conseguenze disastrose quali la morte. Lui lavorò come attrazione del circo a New York circa nel 1850, quindi per 2 anni girò gli Stati Uniti d'America per raccontare la sua storia, per testimoniare la sua stessa vita. Il nome del nostro protagonista è Phineas P. Gage. E il suo cranio è possibile ancora oggi vederlo nell'Harvard Museum ed è conservato lì appunto con queste caratteristiche particolari dei fori che ancora sono in parte presenti nello stesso. Andiamo nel vivo del nostro sermone, del nostro studio e cerchiamo di comprendere in che modo la coscienza può cambiare e può alterare la nostra percezione delle cose, la nostra stessa esistenza. La parola coscienza significa appunto consapevolezza, conscienza, ed è una capacità che accompagna la conoscenza, dell'uomo. Quindi la capacità di giudizio, la capacità di pensieri, di sentimenti, di azioni o più semplicemente il discernimento. Vorrei con voi leggere prima un paio di storie tratte sempre dalle scritture che ci fanno comprendere come degli uomini per coscienza abbiano fatto delle scelte un po' particolari. E cominciamo con il testo che leggiamo nel libro di Neemia, al capitolo 5, i versetti che vanno dal 14 al 19. Inoltre, dal giorno in cui fu designato ad essere loro governatore nel paese di Giuda, dal 20° anno fino al 32° anno del re Artaserse, per 12 anni, io e i miei fratelli non mangiammo della provvigione del governatore. Invece, i passati governatori che mi avevano preceduto avevano gravato il popolo prendendo da esso pane e vino, oltre a 40 sicli d'argento. Perfino i loro servi spadroneggiavano sul popolo, ma io non ho fatto così, perché ho avuto timore di Dio. Anzi, mi sono grandemente impegnato nel lavoro di riparazione di queste mura e non abbiamo comprato alcun terreno. Inoltre, tutti i miei servi si sono radunati là a lavorare. Avevo pure alla mia mensa 150 giudei e magistrati, oltre a quelli che venivano a noi dalle nazioni circonvicine. Ciò che veniva preparato ogni giorno
Era un bue e 6 capi scelti, presi dal gregge. Per me venivano pure preparati uccelli e ogni 10 giorni si forniva ogni sorta di vino in abbondanza. Tuttavia, nonostante questo, non ho mai chiesto la provvigione del governatore, perché su questo popolo pesava già la servitù. Ricordati di me, o mio Dio, per tutto il bene che ho fatto per questo popolo. La storia di Neemia è alquanto particolare, non la conosciamo tutti, ma questo passaggio, questi passi delle scritture sono alquanto interessanti, ci aiutano a riflettere su quella che è la vera natura, su quello che è il modus operandi di quest'uomo. Quest'uomo aveva dei diritti quanto quale governatore, aveva diritto ad attingere ad una provvigione che il re Artaserse aveva dato a lui. Aveva diritto ad attingere a questa provvigione per se stesso e aveva diritto ad attingere a questa provvigione anche per sostenere e sostentare coloro i quali, giudei e magistrati, stavano presso di lui. Lui scelse arbitrariamente di non attingere a ciò, di non gravare ulteriormente su un popolo che era già tartassato dai pesi che erano stati imposti da questo governo straniero. Dal re Artaserse e quindi dal regno medio persiano. Lui scelse liberamente di fare altrimenti, di attingere alle proprie risorse, di attingere alle proprie ricchezze per sfamare se stesso e coloro che erano con lui. E questo lui dice per un motivo ben preciso, non perché non ne avesse legalmente il diritto, ma lo fece per timore di Dio. Quest'uomo andava oltre la legge, potremmo dire, non nel modo, non nell'accezione a cui siamo abituati, non andava oltre la legge andando contro la legge, anzi adempiendola pienamente. Il timore di Dio era così grande e così forte in lui che non gli permetteva di fare delle scelte anche se la legge cogente gliel'avesse permesso. Quest'uomo volle mantenere la sua coscienza pura dinanzi all'Eterno. Non è il solo protagonista delle scritture che troviamo a fare delle scelte di questo tipo. Andiamo nel Nuovo Testamento a vedere un altro protagonista che fa una scelta molto simile alla sua. E partiamo però dal Vecchio Testamento, da un passo che lui stesso citerà, dal Deuteronomio al capitolo 25, il versetto 4. Non metterai la museruola al bue che trebbia il grano. E leggiamo ancora in Prima Corinzi, capitolo 9, versetto 14, dove sta scritto: così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Il primo e il secondo passo parlano della stessa storia. Il bue che trebbia ha diritto ad alimentarsi di quel grano e così pure chi lavora per Dio ha diritto ad alimentarsi, a sostentarsi con le ricchezze che vengono portate, con le offerte che vengono portate per l'annunciazione appunto della proclamazione dell'Evangelo. Questo era un diritto che avevano tutti quanti e che hanno tutti quanti i ministri, che hanno tutti gli evangelisti, che hanno tutti coloro che si sono dati completamente a Dio e che lavorano ordinariamente e quotidianamente alla sua causa. Ma la scelta di Paolo fu ben diversa. La leggiamo nel primo libro dei Tessalonicesi, al capitolo 2, al versetto 9. Voi, fratelli, vi ricordate infatti della nostra fatica e travaglio, come lavorando giorno e notte, per non essere di peso a nessuno di voi, abbiamo predicato tra voi l'Evangelo di Dio. E ancora, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 3, i versetti 8 e 9, lui dice: e non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e travaglio giorno e notte, per non essere di peso ad alcuno di voi, non già che non ne avessimo il diritto, ma per darvi noi stessi un esempio affinché ci imitaste. Paolo dice chiaramente che lui aveva un diritto,
che il Signore gli aveva dato un diritto, quello di potersi sostentare dell'Evangelo, ma lui scelse liberamente di non farlo. Perché? Per non dare una cattiva testimonianza, per evitare che qualcuno potesse pensare, credere, supporre o dire semplicemente che la scelta di Paolo, quella di lavorare per Cristo, fosse una scelta di comodo, fosse un lavoro come tanti altri e non una vera professione di fede. Lui preferì lavorare il giorno per la causa di Dio e sostentarsi continuando a lavorare di notte, facendo un lavoro umile, costruendo tende e con questo sostentando non solo se stesso, ma anche coloro i quali erano con lui. Fece questa scelta per proteggere la propria coscienza e per non offendere in alcun modo, direttamente o indirettamente, la coscienza di chi gli stava attorno. Andiamo quindi nel vivo dello studio e andiamo a leggere dei passi che ci fanno comprendere cosa sia una buona coscienza e che valore hanno nella vita di un cristiano. Cominciamo dal testo di Isaia, al capitolo 57, e leggiamo il versetto 21. La scrittura dice: non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. E ancora vorrei leggere con voi il testo di Seconda Corinzi, al capitolo 1, il versetto 12. Il nostro vanto infatti è questo, la testimonianza della nostra coscienza, che nel mondo e specialmente davanti a voi ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Ci sono due testi sicuramente antitetici. La scrittura di Isaia dice non c'è pace per gli empi, eppure la scrittura di Paolo invece fa vedere come, rispetto della sua coscienza, le sue scelte hanno fatto sì che con semplicità, con sincerità di Dio, egli potesse lasciare la propria coscienza pura dinanzi a lui. Come mai manca questa pace per gli empi e come mai invece questa pace descritta da un uomo perseguitato continuamente invece era forte? Nelle scritture troviamo più volte il messaggio del Signore che dice che avrebbe stabilito un nuovo patto con gli uomini, nel quale lui dice che avrebbe messo la sua legge nei cuori e nella mente degli uomini. In Geremia 31:33 leggiamo fortemente questi passi e ciò ci fa comprendere come la trasgressione della legge di Dio ci porti a vivere male, ci porti a perdere la pace, ci porti a una condizione tale in cui la nostra coscienza ci rimprovera del continuo. Vorrei leggere con voi anche un altro passo che io trovo strabiliante e che mi lascia molto da riflettere. In Giobbe, al capitolo 27, i versetti che vanno dal 2 al 6. Come vive Dio che mi ha privato del mio diritto e l'Onnipotente che mi ha amareggiato l'anima, finché ci sarà in me un soffio di vita e il soffio di Dio nelle mie narici, le mie labbra non diranno alcuna cattiveria né la mia lingua proferirà alcuna falsità. Lungi da me ammettere che voi avete ragione, fino all'ultimo respiro non rinunzierò alla mia integrità. Rimarrò saldo nella mia giustizia senza cedere. Il cuore non mi rimprovera uno solo dei miei giorni. Tutti quanti conosciamo la storia di Giobbe, tutti quanti conosciamo le prove, le tremende prove che egli dovette affrontare. E Dio parla di lui come di un uomo giusto. E lui stesso, parlando di sé, utilizza queste parole che mi fanno molto riflettere, perché io non avrei la forza di dirle perché non sarebbero vere. Arrivare a dire il cuore non mi rimprovera uno solo dei miei giorni. Quando io, per esempio, mi metto a riflettere la sera, penso agli errori che ho fatto già durante la giornata e figuriamoci se mettessi a ragionare sul passato. Quest'uomo invece arriva ad affermare una cosa forte, arriva a dire che la sua coscienza è pulita dinanzi a Dio, che qualsiasi cosa succeda egli manterrà la sua integrità dinanzi a Dio, che nulla lo porterà a trasgredire la legge dell'Eterno, né tantomeno a parlare contro l'Eterno.
Questo perché Giobbe voleva mantenere la sua integrità. Questo perché Giobbe voleva mantenere una coscienza pulita. Questo perché Giobbe sapeva che un giorno presto avrebbe incontrato il Signore e che quella sua coscienza sarebbe stato ciò che avrebbe portato dinanzi a lui. Andiamo ancora nel libro degli Ebrei, al capitolo 13, versetto 18, dove Paolo scrive: pregate per noi, perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa. Ancora in Seconda Cronache, al capitolo 31, il versetto 3, c'è un altro passo che vorrei aggiungere a questo, dove sta scritto: il re stabilì pure la parte dei suoi beni che sarebbe destinata per gli olocausti, gli olocausti del mattino e della sera, gli olocausti ai sabati, dei noviluni e delle feste solenni, come sta scritto nella legge dell'Eterno. Nel primo passo vediamo appunto che Paolo invita la Chiesa ad avere compassione di loro, come? Aiutandoli attraverso la preghiera, finché loro conservino questa buona coscienza. Mentre nel secondo passo leggiamo di ciò che era stato stabilito da Dio attraverso il re che faceva conoscere agli uomini la sua parola. E sappiamo benissimo che vi era usanza nell'antico Israele, così come era stato ordinato da Mosè, di offrire olocausti il mattino e la sera, di offrire olocausti di sabato, di offrire olocausti durante i noviluni. Ma lo spirito di profezia nel libro La preghiera racconta più di una volta che questi israeliti erano chiamati a fare un esame di coscienza ogni qualvolta dovevano offrire un sacrificio a Dio. Erano chiamati a pregare, a confessare i loro peccati a Dio, a ripulirsi completamente la coscienza, ad avere uno spirito integro, perché stavano per mostrarsi dinanzi a Lui. Ogni giorno che noi ci mettiamo in preghiera, ogni giorno che viviamo, abbiamo questa possibilità, abbiamo questo diritto e questo dovere dinanzi a Dio, quello di pregare affinché possiamo conservare integra la nostra coscienza. Ancora in Atti, al capitolo 24, versetto 16, leggiamo: per questo io mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Questo verbo mi ha fatto molto riflettere. Paolo dice: io mi sforzo. Questo ci fa comprendere che non è una cosa semplice da fare. Questo ci fa comprendere che non lo era neanche per Paolo. Perché? Perché lasciare una coscienza pulita non è un'impresa umanamente possibile. È un'impresa che va al di là delle nostre capacità. Ed è un'impresa però che noi tutti dobbiamo portare a termine. Addirittura in Prima Tessalonicesi 5:22 Paolo consiglia di astenersi da ogni apparenza di male. Non solo consiglia, quindi dice chiaramente quello che insegna la parola, cioè che non dobbiamo trasgredire le leggi di Dio, che non dobbiamo commettere il male dinanzi a Dio, ma dice di trattenersi da ogni apparenza. Addirittura un'apparenza potrebbe ledere la nostra coscienza o quella di coloro i quali sono spettatori del nostro operato. Ancora Paolo dà un consiglio in 2 Corinzi 13:5, dove dice: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi, non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Il modo migliore, dice Paolo, che per mantenere appunto questa coscienza pura è quella di mettersi in discussione, di provare noi stessi, di esaminare profondamente noi stessi affinché possiamo trovare con l'aiuto del Signore quelli che sono i nostri falli, possiamo confessarli e possiamo pulire e lavare completamente questa coscienza. In Prima Pietro al capitolo 3, versetto 16 è scritto: avendo una buona coscienza affinché quando vi accusano di essere dei malfattori vengano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Pietro ci fa comprendere un altro concetto importante, che una buona coscienza si riflette in una buona condotta.
Nel momento in cui ci siano delle accuse verso di noi, il modo migliore per sbugiardare, per far vergognare i nostri accusatori è appunto questo, quello di avere una buona condotta. Tutti voi penso ricordate la scena di Giovanni 8 quando portarono dinanzi a Dio una prostituta e volevano che Gesù, in base alla legge, giudicasse questa prostituta. Questi uomini volevano lapidarla, questi uomini volevano applicare le scritture, era scritto chiaramente quello che avrebbero dovuto fare e come si sarebbero dovuti comportare in questi casi. Eppure Gesù ha un comportamento apparentemente anomalo rispetto alla legge. Lui non è lì, non è il primo a tirare la pietra, quale uomo giusto, e neanche sta lì a condannare coloro i quali accusavano questa donna. Ciò che fa è semplice, incomincia a scrivere per terra. E gli uomini, leggendo quello che Gesù scriveva, incominciarono uno alla volta, dal più anziano al più giovane, a buttare a terra quella pietra e ad andarsene via. Quando Gesù dice chi è senza peccato scagli la prima pietra, nessuno è in grado di fare nulla. E questo perché la loro coscienza rimproverava quegli uomini. Proprio quegli uomini che accusavano quella donna erano più malfattori di lei. Alcuni di questi, molti di questi potremmo dire, conoscevano il peccato di questa donna perché l'avevano compiuto insieme a lei. E alcuni di questi magari erano anche sposati, quindi erano degli adulteri. Quindi la loro condanna sarebbe dovuta essere addirittura superiore a quella di questa prostituta. Ecco, noi non dovremmo mai trovarci nella condizione di avere una coscienza sporca dinanzi a Dio. E né dinanzi a Dio e né dinanzi agli uomini. Perché così facendo daremo una cattiva testimonianza di chi è Dio veramente. In Tito, al capitolo 1, al versetto 15, c'è un altro passo molto interessante e pericoloso, direi, un avvertimento forte. La scrittura dice, certo, tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e gli increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Questo passo ci fa comprendere come la percezione delle cose possa cambiare da puro a impuro. Come, avendo una coscienza contaminata, noi possiamo perdere la capacità di discernimento delle cose giuste e delle cose sbagliate. Come possiamo alterare completamente la percezione del bene in noi stessi. In Numeri, al capitolo 12, non lo leggo per ragioni di tempo, c'è una storia interessante che penso tutti noi conosciamo, nella quale c'è una protagonista, Miriam, la quale viene condannata da Dio alla lebbra. Viene condannata perché? Perché si era ribellata a Mosè, perché si era ribellata a Dio che aveva scelto Mosè come guida del suo popolo. Senza entrare nel dettaglio della storia stessa, vorrei sottolineare una cosa, che la conseguenza di questo peccato fu appunto la condanna di Miriam alla lebbra. La lebbra è sempre stata nell'Antico Testamento un riflesso del peccato stesso, una manifestazione tangibile attraverso la malattia di quello che poteva essere il giudizio di Dio. E possiamo paragonarlo appunto al peccato stesso. La lebbra è una malattia mortale che pian piano consuma tutto quanto il corpo, così come il peccato. E come lei, come il peccato, non vi è alcuna cura per essa se non un miracolo. Molti conoscono le caratteristiche della lebbra, quali sono le sue conseguenze sulla pelle, sulla cute, sull'aspetto estetico degli uomini stessi, come queste ulcere si propaghino su tutta quanta la pelle fino a che l'uomo, diciamo, si consuma a causa di essa. Ma vorrei sottolineare un'altra patologia legata alla lebbra stessa. E, oltre a inficiare appunto l'aspetto, quello esteriore ed estetico del corpo, questa va a ledere i nervi, tra cui il nervo facciale stesso.
provoca una vera e propria patologia che è il lago ophthalmos della palpebra, ossia l'incapacità di chiudere correttamente le nostre palpebre. Questo cosa comporta? Come potete immaginare, può portare secchezza del cristallino della cornea fino a che l'uomo pian piano perde la sua capacità di mettere a fuoco le cose, di vedere le cose come stanno. Perde pian piano la vista fin tanto che diventa cieco. Questa è la scelta che fa l'uomo quando calpesta la propria coscienza, quando non dà ascolto ai messaggi di Dio, perdendo pian piano la capacità di messa a fuoco e la percezione delle cose, perdendo pian piano lo spirito di discernimento. Un altro consiglio che ci dà la scrittura per conservare una buona coscienza lo possiamo leggere nel libro di Daniele, al capitolo 1, il versetto 8. Ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino che egli stesso beveva, e chiese al capo degli eunuchi di concedergli di non contaminarsi. Daniele aveva la possibilità, in questo momento storico, di accedere liberamente a tutti i cibi squisiti del re, nonché alle sue bevande, ma fece una scelta. Quella di non contaminarsi con essa, non volle bere sostanze inebrianti, non volle mangiare delle carni che Dio non permetteva, anzi non volle assolutamente accostarsi a nessun tipo di carne per non alterare la sua percezione delle cose, il suo spirito di discernimento, per rimanere lucido dinanzi a Dio. Sicuramente questo è un consiglio che possiamo applicare tutti quanti noi nella nostra vita. La nostra alimentazione, il digiuno, il nostro stile di vita possono e condizionano direttamente le nostre scelte e la nostra coscienza. La nostra forza morale può essere rafforzata o indebolita dalle scelte alimentari e salutistiche che facciamo nella nostra stessa esistenza. Consumo di sostanze inebrianti o sostanze eccitanti o addirittura di carne può portare assolutamente questo. Ecco perché Daniele fece questa scelta e noi tutti siamo chiamati a prendere esempio da lui stesso. Andiamo al punto che probabilmente è il più importante. E lo leggiamo in Ebrei al capitolo 9, i versetti che vanno dal 13 al 14. Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca spersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo che mediante lo Spirito eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Abbiamo parlato fino adesso di coscienza, di quanto è importante avere una coscienza integra e pulita dinanzi a Dio. Qui andiamo nel vivo del nostro studio, lì dove ci viene spiegato dettagliatamente come possiamo lavare completamente la nostra coscienza. Non esiste un detergente alternativo. Non esiste un altro modo di ripulirsi la coscienza dinanzi a Dio. L'unico sapone, l'unico detergente che possiamo utilizzare che sia valido e che funzioni veramente per ripulire la coscienza dell'uomo, la Scrittura dice, è il sangue di Cristo. L'unico è il sangue di Cristo. C'è una storia che ho letto e che vorrei raccontarvi di un sogno che fece Martin Lutero. Lui racconta che sognò che Lucifero stesso, il nemico, Satana, gli si presentò con un elenco di peccati, con un elenco di suoi peccati alla mano. Aveva questo foglio dove era stato scritto per filo e per segno tutti i peccati che aveva compiuto in vita sua. E lo accusava dicendo: come pensi che Dio possa perdonarti? Come pensi che Dio possa salvarti per tutto quello che hai fatto? E Lutero dovette riconoscere che quelle scritture erano vere. Lutero dovette riconoscere che tutto ciò che era su quel foglio era reale, erano azioni che lui aveva compiuto. E si trovò in battaglia contro se stesso, perché effettivamente nessuno avrebbe potuto trarlo fuori da quella condizione. Ma si accorse di un dettaglio. Mentre Satana teneva il foglio in mano,
con il pollice copriva un'estremità dello stesso. E Lutero gli chiese una volta e due, tre, di spostare quel dito, di fargli vedere cosa ci fosse sotto. Ma Satana, cercando di perdere tempo, di far dimenticare a Lutero la sua richiesta, di fargli pesare ancora di più la sua coscienza, continuava ad accusarlo, facendogli leggere e rileggere i suoi peccati. Ma Lutero, riconoscendo il suo peccato, insistette una volta, due, tre, fin tanto che il nemico alzò il suo dito e gli fece leggere cosa c'era scritto. Quello che era scritto su quel foglio era tutto sotto il sangue. Lutero si sentì sollevato, perché questa è l'unica condizione attraverso la quale una coscienza può essere davvero pulita dinanzi a Dio. In Apocalisse, al capitolo 7, al versetto 3, c'è un passo che noi conosciamo molto bene. Dice, dicendo: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. In Apocalisse 7 si parla appunto di questi uomini scelti che saranno segnati sulla fronte per essere servi del Dio Onnipotente. Il segno non avviene in un punto qualsiasi, avviene proprio sulla fronte. Avviene sulla fronte perché lì vi è la nostra coscienza, perché lì c'è la nostra capacità di giudizio, lì c'è il nostro spirito di discernimento, lì c'è la nostra scelta, il nostro libero arbitrio. Così come Adamo ed Eva furono liberi di peccare anche, furono liberi di trasgredire la legge di Dio, così l'uomo è stato lasciato libero di scegliere se seguirlo o meno. E coloro i quali scelgono liberamente di seguire Dio avranno questo segno sulla fronte, avranno questo segno nella coscienza, il sangue di Cristo che rilava completamente dai loro peccati. E questo sarà il segno di riconoscimento del popolo di Dio, lo Spirito Santo che è su di loro. Nell'Esodo 28, versetto 38, leggiamo dal 36 al 38, è scritto: farai anche una piastra d'oro puro e su di essa inciderai come su di un sigillo santità all'Eterno. Ad essa legherai un nastro violaceo per attaccarla al turbante. Essa deve stare sulla parte anteriore del turbante. Così starà sulla fronte di Aronne. E Aronne porterà la colpa associata alle cose sante presentate dai figli di Israele in ogni genere di offerte sacre. Essa starà continuamente sulla sua fronte per renderli graditi davanti all'Eterno. Nei vari paramenti che Dio aveva scelto per il sacerdote Aronne, per il sommo sacerdote Aronne, vi era appunto questa piastra d'oro. Questa piastra d'oro con un'incisione unica, santità all'Eterno. Lui aveva un compito, quello di presentare il peccato di Israele dinanzi a Dio e soprattutto di presentare l'offerta per quel peccato dinanzi a Dio, e presentandosi dinanzi a Dio aveva il dovere di presentarsi con dei paramenti, con degli abiti che Dio aveva scelto per lui. Primo tra tutti questa piastra d'oro che doveva mettere sul turbante e che stava sulla sua stessa fronte, santità all'Eterno. Il popolo di Dio è chiamato ad essere sacerdote di Dio. Il popolo di Dio è chiamato a presentarsi dinanzi a Dio con la stessa coscienza con la quale veniva chiamato Aronne, con la stessa coscienza pura e integra, con questa scritta sulla propria fronte, santità all'Eterno. In Apocalisse 14:9 vi era controparte. Un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce: se uno adora la bestia e la sua immagine, ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano. Qui si parla di un non di un sigillo, ma di un marchio. Il marchio è qualcosa che costringe e che limita. Questo marchio sulla fronte e sulla mano è ciò che verrà imposto a tutti coloro i quali non avranno una coscienza libera. Libera da cosa? Libera dal peccato. Lo spirito di profezia dice appunto che Satana non vuole per forza far credere agli uomini di aver fatto una scelta, di stare dalla parte di Dio oppure no, o di essere sotto il suo dominio. A lui basta semplicemente distrarre gli uomini,
spostare i loro interessi, attrarre la loro coscienza in una direzione diversa, magari verso il mondo, magari verso cose terrene, magari verso le ricchezze, di oggi. L'importante è che la loro coscienza rimanga schiava di qualcosa e quindi di conseguenza suo schiavo. Un'altra caratteristica interessante è che qui il marchio non avviene solo sulla fronte, ma anche sulla mano. Prima abbiamo parlato di una malattia unica nel suo genere, la lebbra. La lebbra ha anche questo effetto collaterale. Provoca coinvolgimento non solo dei nervi facciali, ma anche del nervo ulnare e mediale. Questo porta ipoestesia e anestesia della mano, porta sia a una paralisi dei muscoli intrinseci del polso, i quali non riescono più ad agire e reagire agli impulsi liberamente così come vogliamo. E la caratteristica particolare è appunto questa mano che diventa a forma di artiglio. Questa è la conseguenza diretta di una coscienza non pulita e schiava di un marchio, schiava di un principe che Cristo è venuto a scacciare da questa terra, schiavi di Satana. In 1 Timoteo 4:1 e 2 è scritto: «O lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza». Vorrei che riflettessimo su questo passo, perché spesso noi pensiamo o azzardiamo questa ipotesi, che questa problematica non ci tanga, che questa problematica sia all'esterno della nostra Chiesa. La problematica di cui parla Paolo è una problematica interna alla Chiesa. La problematica riguarda tutti coloro i quali, sedicenti cristiani, non hanno una coscienza pulita dinanzi a Dio. Tutti coloro che dicono di essere cristiani, ma che non praticano la giustizia che Dio ha insegnato. Chiunque di noi può essere quest'uomo marchiato nella coscienza. Chiunque di noi non faccia oggi questa scelta, quella del pentimento, quella di riconoscere Cristo come proprio Salvatore, quello di farsi lavare la coscienza del suo sangue e di accettare il suo Santo Spirito come premio, come mezzo di discernimento, chiunque non faccia questa scelta, prima o poi, presto o tardi, verrà marchiato completamente nella propria coscienza, al punto tale da non riuscire più a discernere i messaggi di Dio e diventare completamente schiavo di Satana. Vorrei concludere con un passo che leggiamo in Prima Pietro, al capitolo 3, nei versetti 20 e 21. Che un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate attraverso l'acqua, la quale è figura del battesimo, non la rimozione di sporcizia della carne, ma la richiesta di una buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Pietro fa un sillogismo. Usa una metafora e ci fa comprendere come la salvezza arrivò ai tempi di Noè soltanto per pochi uomini, 8 in tutto, 8 uomini che ebbero qualcosa in comune. Questi 8 uomini furono battezzati completamente, questi 8 uomini fu rimossa la sporcizia della carne. E questi 8 uomini conservarono una buona coscienza presso Dio. Oggi ci troviamo nella stessa situazione. Nella stessa situazione in quanto soltanto pochi di noi che sceglieranno di fare ciò, di avere, di conservare un'integrità, una coscienza pulita dinanzi a Dio e avranno la possibilità, avranno la voglia di aggrapparsi fortemente alla croce di Cristo e quindi alla sua resurrezione, potranno presentarsi dinanzi a Dio con una coscienza pulita, essere salvati, manifestare santità all'eterno ed essere riconosciuti come figli di Dio. E questo è il mio augurio per me, per la mia famiglia e per tutti voi. Amen. Preghiamo.
Padre Santo che sei nei cieli e sei anche qui in mezzo a noi, ancora una volta ti ringrazio di questa opportunità che ci hai dato. Ti prego, Signore, di ripulire completamente la nostra coscienza dal male, dal peccato, dall'apparenza del male e da ogni tentazione della carne. Voglia tu lavarci col sangue di tuo Figlio Gesù, voglia tu riempirci del tuo Santo Spirito, affinché possiamo mantenere la nostra integrità, la nostra giustizia, rivestiti della tua giustizia dinanzi a te. Possa la tua luce risplendere dinanzi attraverso di noi in questo mondo e possa la nostra testimonianza essere fedele affinché tutti possano riconoscere la tua gloria in questo mondo. Ogni cosa te la chiedo assieme a perdonare le nostre colpe e solo se nella tua volontà, nel nome sacro e dorato di Cristo Gesù. Amen. Di nuovo un buon sabato a tutti. A presto.